5 serate all'insegna di storia, arte, cultura, tradizioni. Tutto è pronto per Ferentino È, l'ormai tradizionale rassegna di fine estate, giunta alla sua 7ª edizione. 5 saranno le serate in programma, dal 18 al 22 settembre. Una grandissima iniziativa, una manifestazione che a me piace dire nata già adulta, un successo sin dalla prima edizione che è cresciuta nel corso degli anni. Una manifestazione che ho iniziato io 7 anni fa quale assessore alla cultura, allo spettacolo, al turismo e oggi ho l'onore di presentarla quale sindaco della nostra città. Dall'esibizione dell'orchestra di fiati Città di Ferentino nella giornata inaugurale del 18 a percorsi enogastronomici lungo tutto il centro storico. Dalla notte bianca di sabato 21 al tradizionale palio di San Pietro Celestino di domenica 22. Senza dimenticare che sono poi in programma momenti dedicati alla moda e alla musica. Gli eventi, insomma, saranno veramente per tutti i gusti. Un gran piacere per me ritornare su questo palco e a questa manifestazione che non si riduce soltanto alla sfilata che ci sarà il 21, che comunque sarà un evento davvero bello, assolutamente da non mancare, ma ci saranno delle attività, tante manifestazioni durante tutto il periodo. I musei saranno aperti, ci saranno delle visite guidate, ci sarà un percorso enogastronomico che ci farà conoscere anche le caratteristiche del cibo del luogo e, che dire, ci saranno artisti di strada, ci sarà tanta bella musica. L'obiettivo degli organizzatori è anche abbinare la rassegna Ferentino È alla visita della città di Ferentino e dei centri limitrofi. Il turismo la vediamo un po' in modo importante per Ferentino, lì dove noi riusciremo a far trasferire quello che sarà un turismo, come lo definisco io, un turismo naturalmente residenziale, cioè quando praticamente riusciremo a dare la possibilità a chi viene anche di rimanere nella nostra città a dormire e naturalmente a godere delle belle, dei bei monumenti e delle belle realtà come quella di Ferentino È, che diventano un momento d'attrazione.